qualcosa è ricco e freddo, ti distrae di meno, è meno accattivante. I grigi. È tutto quello che c'è fra il bianco e il nero, fra lo scritto e non scritto, fra la fotografia di Perelman che trovi dovunque. Io faccio i quadri e cerco di venderli. Faccio una vita molto semplice, non ho grandi rapporti con organizzatori, critici, scrittori, televisori, teatri, installazioni, scenografie, spettacoli, musichette, cose storie. Ci passo un sacco di tempo qui dentro a fare i quadri, è normale, è un posto dove vado a lavorare, a pensare, a fare tutto il necessario per fare questo lavoro. È il nastro di Moebius, non è niente di particolare, è soltanto una superficie che non ha inizio, perché non ha inizio e non ha fine, cioè se la percorri è continua, è una contraddizione. L'infinito, il non determinato. Leggo, cinema sempre poco, no? Preferisco leggermi un libro o seguire dei fili. I pensieri. C'è una tecnica che uso, c'è un ambito che più o meno è quello. Sì, io faccio i quadri. I contenuti sono molto personali, il messaggio è molto personale, il linguaggio è molto personale, come un musicista. Ora la situazione è un po' strana secondo me, perché il mondo dell'arte è molto diverso da prima. Molto cambiato negli ultimi 10, 15, che ne so io, anni. Gli artisti sono come dei musicisti che partecipano a delle musiche, a degli spettacoli, a dei grandi spettacoli. Quindi è come se il loro fosse un valore strumentale. Sono degli strumenti in mano a un sistema spettacolarizzato, scritto, raccontato, documentato. La documentazione è più importante dei contenuti, per questo io non ho contenuti, non ho... Sì, è un po' piccino, insomma, vabbè. No, la somma è sempre la medesima. La sequenza iniziale del quadrato classico, quello cinese famoso della tartaruga, sono i numeri da 1 a 9. Loro incrementano di una cifra il numero centrale, quindi tutto cresce e sono legati ai pianeti stati. I numeri io li uso per una cosa semplicissima, nel senso che l'immagine è un dato di fatto, cioè nel momento in cui si presenta è una cosa. I numeri sono un altro strumento di lingua o di costruzione delle cose, per cui sono due linguaggi diversi. Uno è puramente visivo, l'altro mette in moto altri meccanismi. Sono quadrati magici piuttosto che numeri ciclici, piuttosto che cose che non hanno un uso diretto. Sono semplicemente delle notazioni di far saltellare un po' il cervello con qualcos'altro e non soltanto con l'immagine, che poi è sempre enfatica in qualche modo. Deve coinvolgere sempre più un mondo solo. Qui c'è questo tentativo di riesumare caratteristiche collettive che si sta assolutamente distruggendo, per cui probabilmente un grande individualismo, sempre meno possibilità di elaborazione linguistica, perché è stato già fatto tutto, ma perché gli strumenti sono ristretti e la conoscenza è maggiore, cioè siamo talmente tanti che sarà bene che ci sia un linguaggio più possibile unico per non suddividere in tagli orizzontali questa grande massa di persone. Tutti completamente diversi, noto una certa povertà di strumenti, nel senso che è un po' come per la letteratura, nel senso che quel che viene scritto è una rielaborazione, cioè voglio dire, anche in arte bisogna parlare delle cose piuttosto che viversele. Un altro strumento da utilizzare per parlare di un dato di fatto, per cui la documentazione, senza la documentazione non c'è l'esistenza. Un'immagine è un dato di fatto, non ha bisogno di nient'altro,
Qui ci sono 8 vedute del monte del Kailash facendo il giro, quindi sono 8 vedute nord, nord-est, est, che corrispondono al giro classico della montagna. Da ridere, perché questo se lo metti in una stanza puoi girartela anche. Allora capisci, poi alla fine sono impegni sull'identità sempre, non è che... Poi sai, io insomma, ho avuto una strada mia come tutti, ognuno ha una sua strada. Ho buttato via anche tante occasioni di fare e di dire. Si cerca di mantenere una certa libertà, cioè non c'è uno schema. Per fare questo lavoro non c'è uno schema a cui secondo me bisogna uniformarsi. Cioè se uno ti sta antipatico, ti sembra ti stia vuotando il cervello, puoi anche... non averci a che fare, non c'è nessun obbligo, solo perché nella scala della gerarchia del sistema ti garantisce delle cose piuttosto che delle altre. Poi alla fine dei conti, sai, si tratta di vendere i quadri, riempire, occupare tutti i muri del mondo, come diceva un amico, c'è un sacco di posto. E questa è la realtà dell'arte da sempre. Ma anche per gli artisti fanno un mestiere come gli altri, né più né meno. Cioè, in fondo io faccio il pittore, non è che faccio l'artista. Cioè, artista, cioè, applico una tecnica, sì, in quel senso sì, certo. Sono dei finanzieri d'alto bordo, sono degli artisti. In questo momento poi sono dei super artisti. Ci sono proprio dei problemi di capire che cavolo bisogna essere, che cavolo bisogna fare. Ma a conoscersi, cercare di capire come fare a mettersi in relazione con gli altri, perché è difficile in questo momento. Quando ricerchi hai bisogno di un sacco di informazioni, hai bisogno di capire che come gira intorno a te, come girano le cose, cosa pensano le persone, ispirare. Fanno parte della nostra identità, gli animali sono una cosa... Cioè, noi eravamo così, delle cose di comportamento che hanno loro ce le abbiamo anche noi, cioè, riconosciamo, possiamo capire quando vogliamo. Anche loro capiscono noi, nel senso che c'è tanta di quelle cose in comune fra noi e loro. Dovremmo essere un pochettino più animali, cioè riconoscerlo quell'aspetto lì nostro.